Sì, cazzo, mi ha chiesto dove è finita la Maddox, cioè cosa posso. Ma mica l'ha chiesto, vedo, sta zitta. E niente, faccio il video, perché faccio questo di Brera. Cosa ci devi fare? Faccio un video di quando becco il tipo, no? Ho già iniziato prima. E dato che sono qua, che ormai aspetto da 40 minuti e ormai ci siamo messi a parlare, ci può stare. Quindi cos'è che devi fare un video a me? No, sta già registrando, sto registrando me stesso, però intanto mentre parliamo. Va bene, tutto come una sigaretta, molto estetica. E poi niente, tipo, mi metto là, chiudo il PC e poi tipo scrivo sul gruppo di classe: no raga, mi è andato in down il PC, non trovo il caricatore, mi sento male, ho vomitato, dite al prof che non entro più. E io, cioè, quindi niente, esco di casa tranquilla, vado, poi questo qua, sono tornata a scuola, mi prende a parte e fa: no Madonna, comunque noi abbiamo avuto abbastanza delle tue bugie per tipo... Ma che cazzo vuoi? Cioè, sinceramente, io durante... Ma questo chi è, uno studente? Tipo... No, il prof. Ah, il prof. Pensa che alle medie stavo così tanto sul cazzo alla preside, che questa qua, ogni volta che mi vedeva, cioè tipo, tu immagina che questa qua ha alta calda, ok, grassa, coi capelli rasati, praticamente pelata, sì, sì, ai lati, ma nemmeno rasata, tipo pelata, questo ciuffo qua, gli occhi azzurri, vestita come un cazzo di carabiniere. Diceva sempre, no, la preside. Ah, la preside. Che prima era la mia prof, poi diventava preside così, gonna fino alla caviglia nera, le blazer e la catenina di questa camicia, sempre vestita uguale. Tipo suora che arriva a camminare in una casina. Ogni volta che mi vede, ma che cazzo vuoi? Cioè, ma ce la fai? E poi tipo ero nel mio periodo. Che cattiveria. Ti giuro, ma mi faceva proprio capire che le stavo sui coglioni. Questo qua per 2 anni mi ha perseguitato. Io qualsiasi amico che mi facevo, andava da lui e gli fa... Sempre maschia, perché io con le femmine non riuscivo a rapportarmi, sinceramente. Sì, sì. Io mi rapporto meglio con i ragazzi. E questa qua, niente, ha rotto lì i coglioni. E ogni amico che mi facevo gli diceva: devi stare lontano da 20 miglia, non devi più parlarli. Vai a giocare a calcio con i tuoi amici. Io, tu mi vedi che parlo tranquilla, camminando per il cortile, nemmeno toccando questo qua. Lei arriva tutta impettita e fa: no, ma tu devi immediatamente allontanarti dalla Ventimiglia, perché devi andare a giocare a calcio. Ma che cazzo vuoi fare a calcio? Poi in seconda media. E quindi io giustamente vado a raccontarmi con quelli più grandi. Che cazzo, quelli della mia classe mi allontanano, non mi parlano più, poi le persone giustamente hanno paura della preside. E quindi vado a quelli più grandi. Quelli più grandi, stessa cosa. Cioè sono rimasta là come una citrulla da sola, con l'ansia sociale, che non riuscivo più a farmi amici. Questa qua. Che cattiveria. Esatto, è tipo, ho iniziato a vestirmi oversize. Sai tipo Billie Eilish che si vestiva oversize? Tipo, ah sì, sì, sì. Esatto, sì. Ero fissata con lei. Della serie che ascoltavo soltanto lei, non ascoltavo nessun altro artista, nemmeno mi azzardavo. Era tipo il mio guru di vita, non so perché, così. E tipo, niente, mi vestivo con queste felpe e questi pantaloni XXL. Immaginati, questa qua un'alta 1,45, con i capelli neri. Sì, sì, neri. No, sono di Bologna, ce n'erano. Esatto, con i capelli neri. Che sembra un cazzo di orso polare, la vedi arrivare tutta incazzata nera, perché ero incazzata con la vita. E questa qua, ogni volta mi guardava dall'alto al basso e mi diceva: come cazzo ti vesti? Ma puoi dire a una ragazzina di 12 anni come cazzo, col cazzo, Sì, sì, come, sì. Dicendo cazzo, come cazzo ti vesti? Ma ce la fai? Ma sei la preside, mica la mia amichetta? No, e ho fatto... E a un certo punto mi sono rotta il cazzo, no, di questa qua. E continuavo a dirmi: devi vestirti diversamente. Ma scusa, siamo alla scuola cattolica. Mi vesto come una suora, manco di che mi metto in reggiseno in mutandine, sto venendo con... Sì, è vero, almeno sei coperta, dici. Cioè, infatti sono coperta, che cazzo te ne frega. Questa qua, allora sai cosa faccio io? Un giorno arrivo con questa gonnellina che mi arriva sotto il culo, tipo in terza media, alla fine della terza media, col top, una giacchettina e tipo queste scarpine col tacco, apposta per lei, sì, perché sì, mi ha sì. rotto le palle per 6 mesi con sta cosa, quindi sono arrivata vestita come all'opposto, sì, no? Sì, sì. Questa qua fa: Maddalena, sei una pazza, ma come vieni vestita a scuola? Così, ci sta, cosa? Hai fatto bene, hai fatto bene. A parte che le altre puttanelle là della mia classe, che mettono le foto nude, venivano sempre con questi top che le arrivavano qua, anche in prima media. Cioè, nel senso, loro non hanno mai detto nulla, perché ovviamente loro pagavano la mazzetta, quindi io gli dici un cazzo, no? Io che non pago la mazzetta mi devi rompere i coglioni, no? Perché non... Cioè, in che senso tu non pagavi? Era una scuola privata, no? Era una scuola privata, però nel senso, se vai là, sei raccomandato. Ah, ok, ok, allora erano raccomandati, ok, ok, sì, 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 certo, non la retta.
sì, ho capito. E niente, cioè io ero, no? Le stavo sui coglioni, ma le sto tanto sui coglioni, ma tanto tanto. E questa qua è andata a dire a tutta la scuola che ero depressa, che mi tagliavo. Ma no, no, che cazzo. È arrivato il don a dirmi, Maddalena, io ti benedico. No, io mi confesso ogni lunedì, cosa vuoi? Con c'erano dei rapporti bellissimi, Madonna. Cioè, cosa dice? Ma no, giuro, il don pedofilo che veniva ogni mattina, come stai? Sto bene, cosa vuoi dalla mia vita? E vabbè, no, tipo questa qua inizia a farmi uno spiegone sull'abbigliamento, sul... Questa qua non vedeva l'ora di riprendermi seriamente. E mi faccio, senta prof, sono 2 anni che mi vesto oversize e lei mi rompe le palle. Ho detto, rompe le palle. Mi viene, io mi vesto tutto l'opposto, mi rompe le palle e mi dica cosa mi devo mettere. Cioè, sinceramente mi sono rotta le palle. Fa, devi vestirti normale, metti un paio di jeans e una maglietta e vieni a scuola. Jeans. Una volta arrivo col cappello. Col cappello! Il cappello normale! Mi fa, togliti quel cappello perché fa freddo. Vabbè, ma siamo ad aprile, togliti il cappello. Ma prof, c'ho il mal di testa, ho freddo perché soffro di cefalea, no? C'ho sempre sto cazzo di mal di testa. E a volte mi arriva che proprio se non mi copro e sto così tranquilla, io svengo, letteralmente svengo. E questa qua mi ha rotto le palle perché c'ho il cappellino, mi sono dovuta togliere il cappellino perché questa qua non piaceva il mio cappellino. Ma poi un cappellino nero sempre. Semplice, di lana, nemmeno col pompom, proprio un cappellino, sì, sì. E mi rompi i coglioni. Pensa che questa qua abbiamo fatto una gita in estate con la scuola, dove in pratica, esatto, in pratica è vicino a Rimino e c'è questo stabilimento con tipo 6 file di ombrelloni, questo giardino con un campetto da calcio, un po' di, è bruttissimo come posto, eh. Un campo da basket e poi c'è questo edificio di tipo 4 piani. Con 3 piani da delle camerate, uno del lato e della mensa, no? In pratica in questo ritiro, possiamo chiamarlo, perché era una vacanza, fino al ritiro andavamo anche a Mirabilandia e c'erano gli animatori, no? Questi animatori sono ragazzi più grandi, sempre della nostra scuola, che fanno il potenziamento per animatori e poi vengono alla Cesenatico. Io ero da sola perché tutte le amiche delle medie non erano venute. Ero in classe con una con cui dovevo uscire sabato, che è una di quelle là che si è stata così, ma lasciamo perdere. E un'altra che mi stava sui coglioni, ma altamente. Mi avevo messo con 2 persone con cui non volevo stare. Quindi io giustamente sto in camera da sola. Fuori da sola, sono venuta qua a stare 20 giorni, ho pagato l'ira di Dio per venire qua, non fa niente, metto a parlare con gli animatori, no? Questa qua mi becca questo animatore qua che era tipo, io ho 15 anni, mm-hmm. Questo qua ora ne è tipo 16, cioè tipo un anno in più, no? Okay, sì, un anno sì, e mezzo sì, in sì. più, una cosa così. Questa qua lo nota che sto, ma parlando, uno sul lettino, uno sull'altro, nemmeno a dire abbracciati così, no? E noi passiamo 3 giorni tutto il giorno attaccati perché io non c'avevo amici e quindi ci mettiamo da soli a parlare, ma parlare, cioè nemmeno ti a parlare, nemmeno mi piaceva questo, non dico che sia brutto, era pure carino, però c'è due coglioni, no? E questa qua, sempre che ci guardava da lontano, questa qua, tu la vedi con le, sai, poi non è al cantiere, è questa qua così, che ti guarda così, da lontano, e poi a un certo punto fa al mio amico, lui va e fa, mi dica, e lui fa, il bello no, è che c'è da comunque... imporre del lei, quello è esatto, che... esatto, no, mi chiamano signorina Liang, è la cosa che non sopporto, signorina Liang, che merda, ma signorina tua madre, mi chiamo signorina, che nervi, sta Coca-Cola sa di cosa, sa di, merda, il mio amico Mosen Vesse è proprio andato, fanculo. Vabbè, è tipo diciamo questa Ave Maria per Mosè. Un'Ave Maria per Mosè, ragazzi. Poi preghiamo insieme al Padre, del Figlio, Spirito Santo. Nome di Padre, Spilis e Spirito Santo, mamma Maria. Allora fate pure in latino. No, gloria al Padre in inglese, glory be to the Father. E tutto Santo, Holy Spirit. No, spero lo cerco. Com'è? Ave Maria in latino. Matteo, leggo in latino. Vai in latino. Facciamo una bella preghiera in latino. Oh, ok, la trezzi è fiera di me. Allora, Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu miuleboris et benedictus fructus vestris tuis, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, vabbè, nunc et ora mortis nostre.
Amen. 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 Del Padre, del Figlio, del Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Amen. Vabbè, è tipo tanta roba. Tanta roba, ma che cazzo animatore. E gli va a dire: tu devi riportare la Ventimiglia sulla retta via. La Ventimiglia, la sempre Ventimiglia questa qua. Mi chiamo Maddalena. Vabbè, devi portare la Ventimiglia sulla retta via. Questa qua è fuori di testa sempre che si struscia sui ragazzi. Struscia. Si struscia sui ragazzi. Pazzesco. Devi portarla sull'aia di Dio. Aia di Dio. Ma se io per un periodo ero satanista. Io ho avuto tipo un periodo satanista. Sì, ci credo. Ad andare a una scuola cattolica. Tutta la vita che vado a scuole private cattoliche. Io ho i traumi per queste scuole. Tu hai idea di che ambienti tossici sono? A parte le scuole private, che è proprio tossica la scuola privata in generale. Sì, sì, sì. Ma la privata cattolica. Ci sono di quei matti, di quei decelebrati, le persone psicopatiche, psicolabili. Cioè, la nostra classe o sono intelligentissimi o fanno cagare al cazzo. Tipo noi due che facciamo cagare al cazzo in tutte le materie. Poi ci sono quelli che sono bravi 9-10 in tutte le materie. Perché come cazzo fanno? Ma sì, infatti che ti sanno dire tutto il programma che dobbiamo fare. L'altra volta il tizio ha detto: no, perché noi il mese prossimo faremo questo argomento. Tipo là il Andrea Marchetti ha detto: no, perché noi il mese prossimo comunque faremo il passato remoto in latino. Cioè, ha assaggiato tutto il programma proprio. No, si è messo a piangere perché... Io nemmeno so la prima declinazione. Lui ha preso tipo 5,5, si è messo a piangere, io ho preso 3, io ero la strafiera di me, ho scritto due parole là. In latino lui ha preso tipo 5 o 4, si è messo a piangere, faccio dai, stai tra, e non evita questo. No, l'altra volta il prof di scienze avevo un recupero, perché noi abbiamo un'interrogazione di recupero del trimestre, ma io c'ho un 5 materie sotto su 8. E queste tre che non c'ho sotto sono inglese, perché sono tra virgolette bilingue, perché ho fatto una buonissima scuola elementari. Io mi campo con l'inglese elementari ancora, cioè buono. Le medie non me l'ha fatto un cazzo, sì, praticamente. Poi l'altra è la religione e poi ginnastica c'ho uno di quei prof là che mi metti 10, basta che ti metti. Beh, adesso gli ho cambiato prof, c'è questa qua che non fa una lezione, è arrivato tipo da 3 settimane e non ha saltato tutte le lezioni. Ho saltato tutte le lezioni, questo qua mi vuole bene. Ma ti vuole, ma mi ama, mi ama, cazzo. Io mi fa, no, Maddalena, tranquilla, se vuoi io ti giustifico, Maddalena, io tranquilla, io capisco che tu abbia problemi, so che anche una situazione familiare difficile. Tranquilla, ti aiuto io, fammi fare un colloquio con tua mamma, ti isolano dalle lezioni. No, oggi ho chiesto se mi poteva mettere 8 perché la corso con me la matta là. Mamma mia, ma poi è un pazzo questo qua, è un personal trainer, no? No, e qui non di quella tipo, che rompe il cazzo, no? Ma no, oggi durante l'intervallo fa, secondo me una materia più importante del ginnasio è motoria. Hanno fatto portare alla maturità motoria come un argomento. Lo pensava anche Mussolini. non vabbè. Okay. Buona per lo Stefanini. Adriano Stefanini. Stefanini con due F. No, Stefanini con due F. Stefanini con due F. C'è uno che si chiama Stefanini. Tu lo conosci Stefanini, no? E quindi tu scrivi Stefanini, sì, sì. E poi viene, guarda che è Stefanini. Stefanini. Ho fatto tante figure di merda con questo che qua. Che fatica da pronunciare. Mamma mia. No, ma ti giuro. Perché lo chiamo Steph? Il prof Steph? Steph. Mamma mia, ma ti giuro, la mia vita è piena di matti. Io ho 14 anni e sono già rovinata. Cioè, proprio rovinata. Io ho i traumi, proprio quelli veri, no? No, mio ma io padre, le scuole, cioè, il bullismo, la prof pazza. No, ma io tipo con Salvetti ero chiamata con questo mio compagno secchione, il proprio secchione. E lui mi fa: no, ma sono due cagate in croce, lo fa in 10 minuti. Apro il libro mezz'ora, cioè non ho ancora finito, mi sono rotta il cazzo, non vado più in compiti. Ma sì, ma sai perché questo qua in pratica ma mi fa i conti di senza... Ho bestemmiato per asso, cioè questo qua se bestemmi ti guarda, fa... Lui tipo, non so, tu sei dietro di lui. Ti guarda malissimo. No, mi è scappata così la bestemmia, cioè, e mi ha guardato malissimo, Ma questo è uno studente, cioè il vostro compagno. Ma sai la cosa divertente? Questi qua si incazzano se bestemmi. Poi li vedi nelle loro... In pratica che è successo? Ho beccato sul telefono di una mia compagna un gruppo contro di me. Cioè si chiama proprio Maddox, cioè mi chiamano tutti Maddox, Maddalena Maddox, sì, non so sì. Perché mo chiede. Maddox. E niente, queste qua fanno, c'erano tipo 300 messaggi,
tutti Maddox è no, ora ce li ho qua, ora ti leggo. Maddox è una puttana, Maddox è una pochinara. Mamma mia, no, ma che scopa. E questi qua sono santarline e vanno in chiesa. Ma vanno in chiesa messa ogni domenica. Tipo alle 7, dalle 7 alle 9. Devi fuggire da quell'ambiente e trovarti una tua piccola bolla. Perché queste qua vanno in chiesa e dicono queste cose. Ma stiamo scherzando? Ma vanno in chiesa, cioè... A me però è venuto il dubbio che forse sia dentro. Fatemi un attimo controllare che sia dentro il Mac. Perché dentro se... il Mac? Perché se sto aspettando qua da 40 minuti e lui magari è dentro con le valigie. Non c'era nessuno del... dentro c'è però altro... No, poi io l'ho indicato su Google Maps. Cioè, Google prima Maps. Che venisse, quando c'aveva ancora il telefono. Il wifi, sì, esatto.